Thank you.
Mesdames et messieurs, Michele Miglionico. Ladies and gentlemen, Michele Miglionico. Thank you, Michele Miglionico, for this beautiful collection. Michele Miglionico! Ladies and gentlemen, Michele Miglionico. Che emozione è stata sfilare a Marrakech? Beh, è un'emozione intensa. Intensa soprattutto perché Marrakech è fantastica. Ma per me Marrakech, in un certo senso, è Sicilia, è Sud Italia. E quindi era giusto portare un po' dell'Italia e soprattutto del Sud Italia, e nel mio caso un po' della Basilicata, in questa terra magnifica del Marocco. Amo Marrakech perché nella mia memoria ricorda grandi sarti che hanno fatto grande l'alta moda a livello internazionale. E io ho respirato questo, ho respirato grazie ai colori, grazie ai sapori, grazie a questa atmosfera di questi giorni che mi ha riportato e catapultato in una dimensione per me ultraterrena, ma ultraterrena intendo legata all'alta moda. Ho respirato veramente l'haute couture, ma quella vera, quella antica, quella dei miei maestri. Quale donna le ha ispirato questa collezione? Beh, questa collezione in realtà è una collezione dedicata al Sud Italia, dedicata alla Basilicata e dedicata alle Madonne che vengono venerate nella terra di origine della mia famiglia. Ho raccontato le Madonne che vengono portate in processione, le donne che vanno dietro la processione, che pregano. In realtà questa è soltanto una piccola parte della collezione, ma mi sembrava giusta portarla in una terra dove la religione anche qui è estremamente importante. Ovviamente si prega in una maniera diversa, però voglio dire, il sentimento religioso è identico in qualunque posto noi andiamo. Questa è una terra dove le mani, no? E l'artigianato è molto importante, anche lì ovviamente nella collezione. È vero, è vero. Nel mio caso ovviamente abbiamo portato il savoir-faire dell'alta moda italiana. Però anche qui mi sono lasciato prendere da tanti artigiani, ho visitato la Medina, ho visitato le varie botteghe d'arte e mi sono lasciato ispirare in realtà, così come è successo per altri che sono venuti prima di me, perché è una terra che comunque ricorda l'Italia, forse probabilmente perché ritorniamo indietro nel tempo e ritorniamo alle colonizzazioni, ai romani, ai greci, agli arabi che sono venuti nel Sud Italia. Quindi è tutto un rimescolare le carte, com'era e oggi, e secondo me sarà anche domani.